Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Super Mario 3D World. L'ultima volta abbiamo completato il livello, questo della spiaggia, il livello di Toad, e ci sono adesso 80 stelle da prendere per sbloccare Bowser. Le abbiamo. Questo livello qui e questo. Ci andiamo a fare prima, direi, questo prima. Il bagnero acrobatico. Let's go. Ok. Possiamo tirare il boomerang. Vediamo un attimino questo livello. Di cosa si... Intanto qui non possiamo fare nulla. Ok. Che succede se ci saliamo sopra? Si appende. Facciamo così. Che cos'è quello? Era un mini Mario. Avete visto? Un attimo è apparso un mini Mario. Un mini Mario pixelloso. Chissà. Allora, qui che cosa abbiamo? Ok. Altalena. Dobbiamo dondolarci e saltare di qua. No, perché mi sono buttato come un idiota di sotto? Perché volevo mettermi seduto a scivolare, invece non ho premuto il salto e quindi me ne sono andato direttamente di sotto. Allora, ripetiamo un attimino, così magari vediamo anche il Super Mario qui. Qua che era? Forse non riappare. Quasi sicuramente. Peccato. Allora, saltiamo qua. Dondoliamoci per saltare dall'altra parte. Essere sicuri. Ok. Esattamente questo volevo fare prima. Se prendi la bacchettina magari. Ok. Oh, è molto interessante. Oh. Sta complicando la situazione. Ok. Brividi. Si scende di qua. Bandierina per fortuna. Abbiamo anche un piantone gigante. Va bene, quindi dobbiamo praticamente andare al centro di questa... No? Qui. Però secondo me lì al centro c'era qualcosa. Quantomeno una stella. Quantomeno una stella. Io direi di andarcela a prendere. Sono curioso di vedere un attimo cosa ci sta. Non può essere che non c'è nulla lì al centro. Oh, un Mario gigante. Forse sconfiggendo tutte queste piante otterremo qualcosa. E invece... No, ultima. Un mucchio di monete, ma non la stella che cercavamo. Peccato. Torniamo su. Qui, tubo, non c'è niente di segreto. Dai, qualcosa ci deve stare. Per forza. Non può essere che non ci sta niente. E invece può essere come. Andiamo per di qua. Ok, allora.
No. Dai, aggrappati, maledetto. Ok. 2. Ci siamo, stellina. L'ultima, addirittura. Ne siamo saltati ben 2. Siamo all'ultimo trampolino. E mi dovevo buttare di sotto, perché sennò... logicamente. Il gatto che si mette a fare un casino atroce. Tutto regolare, tutto come sempre, ragazzi. Sentite che bordello assurdo che fa. Niente, incredibile. Gatto più casinaro della terra. Inutile riprendere. Però lì non ci si arriva, quindi per forza qua mi devo aggrappare. Vai, ci prendiamo i punti. Beh, 4000. E per di qua. Ma what? What? Non ci si può credere, cioè mi sono lanciato di sotto le kamikaze dall'altalena. Incredibile. La pianta che mi ha missato per un pelo proprio. OMG! Andiamo di qua. Facciamo dondolare da questa parte. Poi è anche relativamente facile, perché basta lanciarsi sul piano e ci si aggrappa in automatico. Cercherò un attimino di prestare più attenzione a dove salto. Con calma qui. Oh. Ah, mamma mia. Here we go. Luigi. Luigi Jump abbiamo sbloccato. Ok, a questo punto andiamo su quell'altro, perché quell'altro ha un qualcosa di a fianco. Oh, la slot. Diamo la slot, che sappiamo che sono riuscito un paio di volte a prendere tutte e quattro uguali, ma ovviamente stavo sulla light a giocare per cavoli miei. Allora, ne tiriamo uno a caso. Ciliegie. No, lo sapevo. Lo sapevo, sempre per uno, maledizione. Vabbè, 3 up, ce le siamo beccate. Meglio che niente. Ora... vabbè, sconfiggiamo un secondo questo. Rivincita con i Placcupa. Ok. Lo sapevo. Questa va a finire male. No, non ci posso credere.
O perdo un'altra volta. Per un pelo. Dove vanno? No, l'ultimo come prima. Ok. Il rischio. Con mini Mario, vabbè. Però, superato. Let's go. Allora, un'altra stellina presa. E ci sblocca quel livello. È un tubo cannone, ma andiamo di qua. Andiamo di qua. Due passi in compagnia. Mondo 5-3. 100 secondi a disposizione. Allora, due Mario lì, qui già abbiamo capito che con le ciliegine. It's me. Andiamo di qua. Stella. Oh, è la stella lì. Oh oh. 100 secondi, ma già ne mancano 50. 4, bisogna andare di là. Ok. Ok. Si può pure un attimo al volo rifare. Prendere un'altra stellina almeno. Perché il livello dura effettivamente nulla, quindi perché no? Perché no? E qui un tubo che ci manda il bonus, ma prima facciamoci un secondino questo. Ok, 100 secondi, non è un problema per noi. It's me. No. Quello, devo premerlo con Todd. 4. E quindi quello va premuto con Todd. Ok, va bene. Va fatto con un Todd. Altrimenti non capisco perché su quel pulsante ci sia il simbolino di Todd. Se non perché va schiacciata Todd. Comunque qualche magheggio bisogna farci. In ogni caso passiamo di qua al bonus. Andiamo qua. Ok. Piccolo. Vai, tombola. Questo. No. Oh, ok, ok. Va bene così. Va bene così. Va bene così. Perfetto. E direi a questo punto. Ultimo. Ultimo, prima del rush finale, che vedremo nel prossimo video, questi ultimi livelli, ci spacchiamo questo. Savana selvaggia, let's go! Andiamo. Questo va con la campanella. Ma io c'ho lo scoiattolino qui.
scoiattolino e anche tu dici giustamente questo mi consiglia, forse da gatto ti conviene? Non lo so fino a che punto. Andiamo a vedere. Io continuo a sostenere che mi va bene così. Quindi saliamo. Che ci sta qua? Un bel nulla. Quanto pare, anche se sembra un po' strano che... Allora, bisogna riscendere. No. Allora sì, serve il gatto. Oppure un'incredibile precisione. Punto tutto all'incredibile precisione. Eccola. Ci siamo. Uno, due, tre. Ma non si può svolazzare. Oh, what? Sono diventato un cubo. Un cubo, entriamo in cubo, sì. Monete a gogo. Ok. E ce lo vogliamo prendere il gatto. Monete a pressione. Perfetto. Cosa ci dà? Intanto dobbiamo beccarli. Forse tutti. Dai. Dai. Becca sto coso. Eccolo. Excellent. Qui c'è una piscina. Una piscina, vabbè, una pozza. Cannonata. E siamo, ci ritroviamo qui. Beh, un po' di timer. Timer riprendiamo. Mascono di continuo. A un certo punto finiscono. Ce n'è uno con una stellina. Vediamo. Non lo so. A quanto pare escono in continuazione. Non ci vedo via di uscita da questa cosa. Quindi andiamo per di qua. Ok. Ok, perfetto, di qua. Ora, stella. La piazza da sempre da questa parte. Stellina qui, ce la prendiamo. E senza ulteriori indugi ci andiamo a prendere 10k della bandierina. Dopo un'esitazione, diciamo, iniziale, senza troppe difficoltà, ci siamo portati alla vittoria finale. Benissimo. Direi che quanti livelli ci sono? C'è questo della bomba, questo sulle nuvole o le mattonelle, altre 4, e direi che ce li possiamo spaccare nel prossimo video. Quindi per oggi è tutto. Se il video ti è piaciuto, lascia un bel mi piace e un commento, fammi sapere che cosa ne pensi di questo gioco e di questo video.
E niente, non penso ci sia altro da aggiungere. Io ti saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.